partire da casa per arrivare in un luogo X. Ecco, in teoria questo viene definito un pellegrinaggio, lo si può fare per motivi spirituali, religiosi o per qualsiasi altro motivo. È passato un anno da quando ho fatto il cammino di Santiago e la voglia di camminare tanti giorni per tanti chilometri mi stava chiamando ancora. E quindi mi sono detto, perché non fare un pellegrinaggio come si faceva una volta? Parto da casa con i miei piedi, niente mezzi. Sono stato in tante parti del mondo a camminare, a fare pellegrinaggi, ma mai niente in casa mia, nella mia nazione, e sinceramente lo trovavo anche un pochino assurdo. Destinazione? Roma, Caput Mundi, una città che ho sempre amato, alla quale ho legato tantissimi ricordi di famiglia, una città che rappresenta tantissimo, ma soprattutto la prima meta che mi è venuta in mente, quindi andava benissimo così, non c'era altro a cui pensare. Come fare per raggiungerla? Ero già a conoscenza di due cammini che avrei potuto sfruttare, ma mi mancava ancora qualche collegamento, ma con una rapida ricerca su Google ho trovato una soluzione nel giro di pochissimo. Avrei raggiunto Bologna partendo da casa, da Ferrara, sfruttando due tappe di un cammino ben più lungo, il cammino di Sant'Antonio. Una volta a Bologna poi avrei sfruttato la famigerata via degli dei per scavalcare l'Appennino e arrivare a Firenze, e da Firenze invece mi serviva un tracciato per raggiungere Siena, capirete a breve il perché. E ho trovato la via Roma del Chianti, e una volta a Siena, appunto, la via Francigena, altro tracciato famosissimo che mi avrebbe condotto fino alla meta, Roma. 540 km più o meno, 6400 metri di dislivello, era perfetto, avrei unito quattro cammini e avrei avuto un itinerario da seguire fino alla fine. Ma perché fare ancora una volta un'esperienza simile a tante altre che avevo già fatto? Ecco, è proprio questo quello che vorrei cercare di raccontarvi, ma ovviamente ci arriveremo soltanto alla fine. Quindi, siete pronti? Partiamo per Roma. Come ve la spiego, la sensazione di sapere che casa propria è l'inizio del sentiero. Passare a salutare mamma e papà e vedere quelle vie che percorri tutti i santi giorni con occhi diversi. Ero diretto in una delle città più belle del mondo, ma Ferrara quella mattina mi stava facendo vedere quanto non abbia niente da invidiare a nessun'altra città. Cioè, io in realtà non dovevo passare per la stazione, il cammino di Sant'Antonio dal centro di Ferrara fa un giro un po' più esterno e si ricongiunge qua più avanti. Però mi sembrava simbolico che partendo da casa a piedi e non dovendo prendere nessun mezzo di qua fosse solo un momento di transito e non di inizio. Così ci stavo. Ero ufficialmente uscito dalla città e avevo davanti a me 12 km di campagna da affrontare in autonomia, cosa che mi lasciava stranito dato che mi sentivo paradossalmente ancora a casa. Stavo per assaggiare un pezzo di cammino caratterizzato dall'asfalto e quindi caldo e purtroppo anche passaggi su strade con tante auto. Non era esattamente quella che si può definire una prospettiva allettante, ma lo sapevo e faceva parte del gioco. Ero nel pieno del primo tratto che avevo programmato e l'avventura era già entrata nel vivo. Comunque, regà, la situazione è piatta. Per chi non sapesse cos'è una pianura, questa è una pianura. Niente orizzonte per mille chilometri. Ah. Situazioni piedi bollenti. Tutto questo asfalto bollenti. Già le vene che stanno esplodendo. Vabbè. Ci sta, lo sapevo. E qua
nella ridente piazza di Gallo ho appena visto sdraiato sulla panchina un altro camminatore. Incredibile, non lo sarei mai aspettato. Non tanto perché sono vicino a casa, quindi. Però boh, questo cammino so che non è così famoso invece. Pausa al bar dei cinesi di Gallo per bere qualcosa di fresco, perché ragazzi il caldo è veramente assurdo. 16 aprile, sembra luglio. Va bene così. Adesso mancano 2,5 km dall'albergo, quindi con tanta calma. Penso che starò qua ancora un'oretta o due e poi riparto. Troppo caldo. Ah, ma l'albergo, ci siamo arrivati, adesso vado dalla chiesa e vediamo se c'è il pompino, così magari metto giù già le mie cose e se riesco magari faccio anche una doccetta, così. Indovinate stanotte chi dorme in una stanza di un oratorio? Bene, allora, dopo un bel riposo, fra l'altro ho conosciuto un altro pellegrino che, se vi ricordate, prima l'avevo visto dormire sulle panchine. Adesso ci facciamo un giro per il malalbergo e dopo ce ne andiamo a cena insieme, ci mangiamo una bella pizza e via. Buon appetito, allora. Grazie. Bene, allora ragazzi, siamo tornati in parrocchia perché... A parte che l'albergo non offre chissà che cosa da vedere, poi c'era stato un vento glaciale, quindi tornate a letto. Per oggi prima tappa di questo home tour finita. Giù ci sono dei ragazzi che stanno facendo festa, speriamo che non faccia anche giro tutta notte, non ti vediamo. E la giornata ci conclude qua, noi ci vediamo domani. Uno dei grandi insegnamenti che mi ha lasciato il cammino di Santiago è quello di partire senza farsi grandi aspettative, ed era stata una lezione che avevo pagato sulla mia pelle. Partire a mente libera ti fa apprezzare a pieno tutto quello che arriva, sia in positivo che in negativo. E questo poteva essere parte del perché ero partito di nuovo per un cammino, per poter vedere con occhi nuovi posti già visti, ma ai quali non avevo mai dato grandi attenzioni, per poter apprezzare il bello, ma perché no, anche il brutto. D'altronde il sole lo si apprezza solo se si conosce il temporale. Che si abbraccia o si scanna, ci sei tu, con il culo per terra, il morale alle stelle, a tenere sulla vita, con un paio di pretese. A Bentivoglio ci siamo arrivati, adesso cerchiamo un bar, ci facciamo un caffettino, ma anche magari un mezzo pranzo. Grazie per il trapano. Forse ha ragione il profeta Patrizio, che la vita non è poi questo grande supplizio, e non c'è solamente una via per raggiungere la verità. Anche su questo cammino ho compiuto la mia opera. Ho insegnato tanto. E qua c'è un culo da matti. Troviamo, dopo l'asfalto troviamo anche le strade che vale la pena di praticare. Tenetevelo stretto. Adagiata su un angolo di cielo a guardare questo mondo che si affanna, che si illude e si inganna, ci sei tu, la mia unica luna, tra milioni di stelle, a tener sulla vita, con un paio di bretelle. Dunque confermo che questo cammino passa in zone che non andrebbero bene per un cammino, perché adesso là c'è l'accesso per l'interporto di Bologna, siamo su una strada dove c'è un macello allucinante, tra cui camion, tir e varie cose, quindi no, cioè, non ci siamo proprio per niente. Era purtroppo arrivato il momento dei saluti con Massimo e mi dispiaceva perché avevo conosciuto un'altra persona dal cuore grande, ma avevo appuntamento con Fernanda, una delle mie zie del Cammino di Santiago, che mi avrebbe ospitato per la notte a Corticella, quindi un po' più in là rispetto alla tappa vera del Cammino di Sant'Antonio, ma era una di quelle esperienze che volevo facesse parte di questo tipo di pellegrinaggio e quindi via, carico per andare a beccare Fernanda.
piace lei, ma faccio già schifo, eh. Esatto, cioè, così e basta. Che sono già un ciao, po'. Non... Ragazzi, ci sono. Sono sparito per un po' dagli schermi perché Castelmaggiore è stata un po' tosta, nel senso che caldo, ancora asfalto e poi come avete visto sono beccato con Fernanda. Ho fatto la doccia, ho sistemato un po' di cose, anzi prima mi sono fatto anche un gelato da 5 euro perché avevo giusto un buco allo stomaco e bisogno di zuccheri. Non si fosse capito, il cammino di Sant'Antonio non mi sta piacendo per niente, anzi non mi è piaciuto per niente. Arrivando qua diciamo che l'ho concluso, anche se non è vero, perché è finito. Veramente cammino per questa tratta che ho fatto non consigliato. Il resto sicuramente è bello perché fra un po' si sviluppa in collina, è sicuramente bello, ma sto divagando, quindi giungiamo noi. Adesso mi riposo e da domani si iniziano i cammini belli, perché domani si inizierà degli dei. Poi arriva Jackie, vabbè, comunque domani vedrete, mi vado a riposare. Allora, dopo una discreta pennica, perché ci voleva, mi sono reso conto che nella camera in cui dormirò stanotte ci sono tre cose che adesso vi faccio vedere perché sono quelle magie. Allora, qua abbiamo una cartina di Roma, che è il posto dove sto andando, un poster con il boss, forse il mio cantante preferito, e un riquadro con il Fitzroy, Patagonia. Il posto più bello che ho mai visto nella mia vita. Coincidenze? Non lo so. Tanto ho portato un libro a una pellegrina. Non ho ripreso niente perché abbiamo mangiato, abbiamo fatto della gran chiacchiera, quindi tutto off camera. Però tanto la prima ospitalità di questo cammino fatta con una persona speciale. Adesso ho fatto anche la dedica sul libro, eh. Però oggi dopo. Ok. E quindi niente, seconda giornata di cammino finita. Domani si parte con la via degli dei, per fortuna, perché visto asfalto qua basta, non poteva più. E buonanotte.